Sentiamo il presidente dell'Associazione dei Presepi, una delle eccellenze appunto del territorio, e i suoi presepi sono presenti anche nella mostra qui a Cracovia, all'Istituto di Cultura, e quindi come nasce questa idea? Ma intanto mi presento, sono Piero Carrera, presidente di questa associazione che gestisce questi presepi antichi. Presepi antichi è in dialetto piemontese. In italiano sarebbe traducibile presepi nei ceppi, però non è la stessa cosa. Mi lego, e quindi l'associazione nostra e i presepi si legano a quanto detto da Elso Merlo, parlando di radici, e per pura coincidenza questa non è stata cercata, ma questo è un libro che lascio poi al direttore Cucelli, una storia raccontata con parole e immagini, avvisando che c'è un punto di forza e un punto di debolezza in questo libro, nel senso che le immagini sono di un professionista, uno che fa il fotografo, le parole e il resto è un dilettante sottoscritto, e quindi spero che la cosa, il connubio non rovini il tutto. Ma il caso ha voluto che la partenza di questo libro, avessi messo una citazione di una canzone di Guccini, per chi ha conosciuto Guccini, e la canzone è Radici. E ve la leggo: la casa sul confine dei ricordi, la stessa la sempre come tu la sai. E tu ricerchi là le tue radici, se vuoi capire l'anima. Vabbè, lasciamo perdere. La casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza, e proprio questa è forse la risposta, è proprio un grande senso di dolcezza, le radici. Noi lavoriamo, per esempio, sostanzialmente su queste radici, un misto tra radici della pianta e quel pezzo che rimane dopo che la pianta è stata tagliata. Il castagno, e lo sapete benissimo anche voi, il castagno è un albero che riesce a rimettere e rigemogliare anche dopo essere tagliato, quindi continua a rimettere, viene tagliato, rimette fin tanto che finisce il suo ciclo vitale. Quel pezzo di legno che rimane lì conficcato nel terreno con le sue radici diventa un oggetto inanimato, morto, un pezzo che dà anche fastidio, perché alla fine poi prima o poi si dovrà togliere. Ma quel pezzo lì, un pezzo inanimato, col tempo, a mio giudizio, si trasforma in poesia, ed è quello che abbiamo cercato con i nostri presepi tissu, e quindi diventa qualcosa che può essere utilizzato per questa forma di presentazione presepiale, qualcosa di particolare. Non credo ci sia in giro per l'Italia un'altra manifestazione di questo genere, quindi dove si fanno presepi sostanzialmente nei ceppi, non credo, proprio così, ma così, non lo so, vedremo, casomai, vedremo, benissimo, senz'altro, senza voler togliere i meriti agli altri, anche perché fare il presepe nel ceppo, si fa abitualmente, ma pensare di fare una manifestazione così unicamente dedicata a questo tipo di arte presepiale, non credo. E come diceva Elso, è una tradizione, diciamo, bambina, nata nel 2006, e che noi speriamo di poter portare avanti col nostro lavoro e con quelli che verranno dopo di noi. Come nasce questa tradizione bambina? Ma nasce dal caso, dalle circostanze, una passeggiata nei boschi, nelle colline attorno a Cuceglio con la moglie. A un certo punto vedo uno di questi ceppi, questo suc, lo guardo e poi la chiamo, dico: vieni, cosa c'è? Niente, guarda, no? Dico: c'è già il muschio, ci sono le piantine, potremmo prendere le statuine e metterle qua dentro, e il presepe è fatto. Questo nella primavera del 2006. Arriviamo a ottobre con gli altri componenti di questa associazione qua, ci troviamo. Cosa facciamo per Natale? Facciamo un mercatino, ma il mercatino lo fanno tutti. Noi Cuceglio è un paesino di 1000 abitanti. Per chi non lo sapesse, il Piemonte è la culla dei paesini piccoli. Non credo che ce ne siano un'altra regione con tanti paesini piccoli come il Piemonte. No. E quindi si fa un po' a gomitate l'un con l'altro, perché siamo quattro gatti da quel punto di vista lì. Facciamo qualcosa di diverso, qualcosa di particolare. Facciamo questi presepi. Ma cos'è, cosa non è? Ho raccontato. E ci siamo dati qualche regola. Il presepe del ceppo del suc è un presepe che deve utilizzare unicamente questo oggetto qua, si deve sviluppare lì, e tutto il mondo del presepe è lì, quindi
sta all'artista, se vogliamo passare questo termine aulico, ma comunque chi ha deciso di lavorarci sopra, di trovare la sua configurazione del presepe. E poi ognuno di noi lo farà in base alle capacità, all'estro, alla fantasia, come si presenta questo ceppo qua, che non sono mai urbano. Quindi da lì abbiamo incominciato a fare questi presepi. Inizialmente si esponeva a Cuceglio, poi nel 2011 abbiamo avuto un qualcosa che forse non avevamo ancora colto fino in fondo, e cioè la possibilità di far vedere questi presepi anche fuori dall'abitato di Cuceglio. Nel 2011, mi ricordo ancora bene la cosa, a un certo punto ero in casa, suono al telefono e mi sento: sono il dottor Mancino da Giffoni Vallepiana, quel di Salerno, che invitava i nostri presepi a partecipare all'esposizione di Giffoni Vallepiana. Perché? Perché il 2011, ce lo ricordiamo noi italiani, 150enario dell'Unità d'Italia, e questa manifestazione di Giffoni Vallepiana consiste penso ancora in tre sezioni: una sezione per il presepe napoletano, una sezione per una regione italiana e una sezione per uno stato europeo. E quell'anno lì avevano deciso che la sezione della regione doveva essere utilizzata dalle tre regioni che hanno dato la capitale all'Italia: il Piemonte, la Toscana e il Lazio. Per le vie misteriose del cielo, quei tempi non avevamo ancora il sito, loro sono arrivati ai presepi nei ceppi, probabilmente era qualcosa di particolare, ci hanno invitati e abbiamo cominciato a esporre. E lì forse abbiamo cominciato a capire anche noi che potevamo portare questo nostro presepe, diciamo, in un'area un po' più vasta. E un po' alla volta, un po' di qua, un po' di là, ad Assisi abbiamo un presepe nostro, è un mio piccolo presepe che abbiamo donato ai frati, l'abbiamo l'anno scorso esposto anche a Verona, e quest'anno abbiamo portato due presepi a Tolmezzo e poi qua a Cracovia, che è stata quando Enzo mi ha telefonato e poi ho detto a mia moglie, dico: guarda, c'è una cosa incredibile, portiamo i presepi a Cracovia. E adesso siamo qua. Io spero che questa forma di arte molto semplice, molto povera, perché in realtà è un pezzo di legno, io per fare le cose utilizzo poi i bancali dei pelle per farmi le mie basi, le casette, prendo quello che trovo, magari un pezzo di tela per farmi lo sfondo del cielo trovato in casa, comprato nella bancarella del mercato, ho dato a visitare nell'officina di mio padre per trovare l'alluminio per farmi i fondali. È una cosa molto semplice. Le statuine, c'è chi riesce a farle, io ho provato un paio d'anni a farle, adesso utilizzo delle statuine commerciali, ma tutto il resto no. E questo è il presepe. Quindi, per essere in linea con quanto diceva Elso, noi speriamo che questa forma qua di presepi possa diventare in un domani una tradizione utilizzata da più persone. Quindi le cose si fanno ma non si tengono strette, perché uno inizia ma gli altri devono continuare. Se manca quello che continua, è finita tutto. Ciao. Grazie per la partecipazione.